So che non è facile da accettare. Avrei voluto essere con lui alla fine. Gli è stato di conforto sapere che vi sareste salvati. Se n'è andato serenamente. Grazie, Lara. I patti sono stati rispettati. Cosa farai adesso? Questa è la nostra terra. Ricostruiremo. Ma c'è ancora molto da fare. Ci sono ancora nemici nella valle. E c'è ancora molto da scoprire. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 22esimo episodio per la nostra serie di Rise of the Tomb Raider e al tempo stesso prima parte del DLC relativo alla strega Baba Yaga. Allora, terminata l'avventura, vedete come continuando poi la partita riprendiamo da questo dialogo con Sofia e dall'accampamento della Valle Geotermica. La stessa Lara dice che c'è molto da fare perché da qui in poi, se volete, potete completare tutte le varie sfide, ripulire tutti gli oggetti collezionabili, eventualmente andare a completare anche le tombe opzionali se non l'avete fatte. E da questo punto in poi io ne approfitto e andiamo anche a prenderci la ricompensa per aver completato poi le nostre tombe opzionali, che in questa serie le abbiamo fatte tutte quante. Quindi ci sediamo al falò, vediamo se è possibile interagire con punti abilità o altro. Sembra di sì, anche se poi non abbiamo poi molto da mettere. Mettiamo a casaccio e tramite il viaggio rapido ce ne andiamo all'accampamento qui vicino. Dovrebbe essere questo qui. Sì, accampamento tra le rovine. D'accordo. Ovviamente ragazzi, questo inizio di video non fa parte del DLC, cioè non è pertinente col contenuto aggiuntivo, ma è semplicemente un filo logico di un ragionamento che io vi seguo dal termine dell'avventura all'inizio del DLC. Quindi abbiamo fatto delle cose secondarie anche abbastanza impegnative e meritevoli di ricompensa, per cui ce l'andiamo a prendere la nostra ricompensa e parliamo con questa donna qui, consegnando quella che è la missione che lei ci voleva affidare. Jacob mi ha detto che sei un'esploratrice provetta. Sparsi per tutta la valle ci sono dei vecchi luoghi, delle tombe. Avrai notato i talismani ancestrali. Li abbiamo messi per spaventare i bambini. Non è superstizione. Quei posti sono pericolosi. Ma contengono anche reliquie del nostro passato. Non sono semplici oggetti, ma fonti di sapienza. Ora più che mai abbiamo un disperato bisogno di saggezza. 10 anni fa non avrei avuto problemi ad andarci io, ma ora devo chiedere a te. Vuoi accettare ricompensa missione, monete bizantine, ogni tomba e completo ombra sacra a tutte le tombe. Accettiamo. Gli esploratori mi hanno detto che sei già entrata in una delle vecchie tombe. Una sola? Tutte 9. Ah ah. Ma certo, appartiene tutto alla vostra gente. Non disponiamo di molto, ma ho queste vecchie monete. Se l'oro ha valore per te, posso dartene un po' per ogni segreto che scopri. Quando scopri una tomba e recuperi la sapienza per tutti. Benissimo, abbiamo preso 90 monete bizantine perché è 9 per 10. Sarà ricompensato. Avevi ragione. Quelle tombe contengono. Parliamo ancora con la tizia. Incredibile. Quanta sapienza è andata perduta. Ma la recupereremo. Prendi, le monete non ci servono più. È un costo davvero piccolo per tutta questa saggezza. A me invece serviranno. Grazie mille. Perfetto, nuova attrezzatura ombra sacra. Che credo sia ovviamente un nuovo equipaggiamento da indossare, probabilmente. Quindi abbiamo parlato con lei, mi raccomando, 2 volte. La prima per le monete bizantine e la seconda per l'ottenimento dell'equipaggiamento. Ovviamente anche questo passaggio diviene obbligatorio nel qual caso decidiate di voler platinare il titolo, perché c'è il trofeo relativo al completo a tutte le missioni secondarie e tra le tante una era appunto questa qui. Quindi ci risediamo al falò e vediamo un attimino qual è questa nuova attrezzatura che ci è stata offerta per il completamento di questa grossa missione secondaria. Ok, nuovo completo disponibile, canottiera del deserto, quindi ecco fatto che abbiamo qualche cosina di nuovo a quanto sembra. Antartide, l'era classica, bla 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 bla, maniero, bla 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 bla. Vediamo un attimino, dovrebbe stare tipo da queste parti.
Ecco, la canottiera del deserto, quindi dovrebbe essere l'equipaggiamento della Siria, e infatti è quello. E di altro non c'è nulla. Sembrerebbe di no. Ombra notturna, forse era? Potrebbe essere? Forse era questa, ombra notturna, ombra sacra, vabbè. Ah, ecco l'ombra sacra, scusate, armatura a piastre nere e maglia di ferro, una reliquia dei secoli bui. Riduce il tempo di attesa per la rigenerazione della salute dopo aver subito danni. Eccola qui. Una bella armaturina. Va benissimo, ho detto anche questo e sfoggiata anche l'armatura perché facciamo i fighetti. Adesso finalmente ce ne andiamo a fare il DLC. Quindi, viaggio rapido. Andiamo verso il costone relativo a questa parte qui sopra, che dovrebbe essere la base sovietica, e raggiungiamo l'accampamento più vicino alla nostra destinazione, che poi l'avevamo anche sbloccato quando abbiamo fatto appunto la tomba con questa iconcina che era la voce di Dio. Forse ce n'è una poco più avanti. Tunnel della miniera no. Eccolo qua, perfetto. Quindi accampamento Valle Maledetta, sotto al costone Valle Maledetta. Questo qui l'avevamo già sbloccato, è da qui che iniziamo il nostro DLC. Benissimo, allora, mentre sistemiamo anche l'equipaggiamento, perché da qui in avanti me lo personalizzo sia per pura estetica che per valori di utilità, armi e quant'altro più potenti, anche se poi siamo ben oltre quello che è l'equipaggiamento minimo richiesto per il DLC, già saremo fortissimo così, ma andiamo ancora oltre i nostri limiti. La pistola va bene, il mitra va bene questo, il fucile a pompa, ci mettiamo il martello dell'oblio. Anche se tutti quanti non l'avete, non preoccupatevi, tanto se avete esplorato anche un pochino più di me le varie zone, avrete sicuramente il basculante pesante, che è la stessa cosa, sempre a canna doppia e sempre simile a questo. Che noi siamo rimasti ancora con due pezzi di 4, però non fa nulla. Tanto anche se utilizzate un fucile a pompa normale come quello della storia usato finora, è la stessa identica cosa. Per quanto riguarda invece l'estetica, a me piace questa armatura, ma ho la mia affezionata, che era predatrice delle vette, se non ricordo male. Perfetto, a me piace questa. Che se ne dica, mi trovo bene con queste pelli puzzolenti addosso. Fanno molto selvaggia, fanno molto nativa della zona. Allora, ricapitoliamo un attimo qual è la situazione. Abbiamo trovato una ragazza chiusa in un armadietto che è la nipote di un tizio che viveva qui già da parecchi anni e che durante, insomma, una storia un po' turbolenta, moglie e marito si separano, ovviamente nonno e nonna di questa ragazza, e il nonno parte alla ricerca della nonna che si è persa in queste terre tipo 30 anni fa. Collezionabile, andiamola a leggere. Il contatto iniziale con il vecchio nativo è avvenuto alle 7 del mattino. Pensavamo volesse attaccare la base, ma ha tirato dritto, avventurandosi in un canyon inesplorato. Siamo stati autorizzati a seguirlo a distanza e ci siamo subito imbattuti in rovine e altri indizi promettenti. Stiamo cercando di mantenere la calma, ma pensiamo di aver trovato qualcosa di grosso. Quel bonus per le scoperte è praticamente nelle nostre tasche. Perfetto, quindi la nativa è alla ricerca di eventuali manufatti e situazioni in quest'area. Il vecchio ovviamente è andato avanti rispetto a loro perché già conosce la zona e è ancora alla ricerca dopo 30 anni della moglie. Quindi cosa facciamo? Ci inseriamo in questa fenditura nella roccia e iniziamo proprio da qui il primo, cioè compiamo il primo passo nel DLC. Deve essere un sogno. Non è reale. Non può essere. Qui non possiamo far altro che avanzare, andare sempre dritti in questa sorta di corridoio. E seguire quella che è l'ombra o le persone che vediamo nella foresta. Papà, no, non può essere. No, un attimo. Un attimo, dove sono? Fin dove arriva questo sentiero? Vieni, vieni. Non può
può essere vero. Non è lui. Papà, basta. Ti prego. No, devo andarmene. È una verità che non legge. Voglio andarmene. Ti prego. No. No. Non può. Chiaramente le allucinazioni si susseguono e noi continuiamo ancora ad andare dritti davanti a noi. Superiamo anche questo passaggio tra la parete rocciosa e raggiungiamo una zona un pochino più esterna. Non è possibile, è solo una leggenda. Dobbiamo far altro che sparare a queste specie di lupi mostruosi con pezzi di carne attaccati addosso, queste creature orribili. Possiamo anche contrattaccare semplicemente schivate al triangolo se ci sono troppo vicini e continuiamo ancora. Possiamo anche andarci di mitra se ci troviamo un pochino più comodi. Poi ci fece esplosive dalla distanza, chiaramente. Vedete come continuano ancora a smangiucchiarci le caviglie. Prendiamo sempre un po' di distanza con la schivata. E cambiamo un po' tra mitra e fucile a pompa. Ricarica e ancora. Uno. Potentissimo questo fucile, è una gran soddisfazione. Anche se poi ha i suoi difetti, ovviamente non c'è arma perfetta, ma il suo lo fa. Oddio, no. Missione ricerca del nonno. Sì, litri d'acqua. Credo. Cosa è successo? È iniziato a tossire, hai detto qualcosa sui fiori e il polline e poi non ho più sentito nulla. Credevo che la strega ti avesse ucciso. Credo di aver avuto delle allucinazioni. Oddio, lo spero. Allucinazioni? C'è un fiore nella valle che può far venire le allucinazioni, ma gli effetti sono troppo deboli. Raccolta di indizi. Cerca indizi nelle caverne. Vedo condotti e tubature. Sembrano sovietici. Deve essere l'avamposto costruito dai sovietici per studiare le rovine. Mia nonna era una studiosa e la portarono qui per aiutarli con le loro ricerche. Quella fu l'ultima volta che non la vide. Un solo superstite, un ufficiale che venne ritrovato alcune settimane dopo, disse che la strega li aveva costretti a fare cose contro la loro volontà. Ok, quindi attraversiamo il laghetto. Dall'altra parte, seminascosto, c'è questo oggetto collezionabile russo. Cerco di ottenere il più possibile, così che riusciamo anche a capire quella che è la storia che è avvenuta 30 anni prima, 40 anni prima, e ciò che succede poi adesso e il perché. Allora, stazione Libertà. Sapevo che sarebbe stato un errore rovesciargli il bicchiere in faccia, ma l'ho fatto ugualmente. Pensavo che vedere la faccia incredula del ministro Jatlov mi avrebbe ripagato per la perdita dei fondi per la mia ricerca. Che stupida sono stata. I bastardi del KGB sono venuti a prendermi prima dell'alba. 5 anni, un campo di lavoro. Non hanno più il coraggio di chiamarlo con il suo vero nome. Lo chiamano Stazione Libertà, bugiardi. È un gulag. Mi ero ripromessa di essere forte, ma la prima settimana ho pianto chiedendo pietà.
Devo trovare una via d'uscita. C'è una guardia, un ragazzo con le gote rosse di nome Ivan, per gote ragazzi si intende le guance. Sembra più dolce che sveglio. Mi spiace usare un innocente come lui, ma non marcirò qui dentro. Quindi già capiamo dall'inizio che c'è una donna, una ragazza che era adibita alla ricerca, rovesciando poi un bicchiere di qualcosa in faccia a un ministro, quindi coloro che hanno i bei soldoni e che se la comandano in giro per i vari stati e governi. Gli ha tolto i fondi della ricerca e l'ha sbattuta in questo campo di prigionia per 5 anni. Lei vede un ragazzo, un soldato molto giovane che sembra essere appunto più dolce che sveglio e ha intenzione di sfruttare le situazioni a proprio vantaggio, questa donna, questa ragazza, tutto qui. Quindi cominciamo da qui. Per cui adesso non dobbiamo fare altro che risalire e andare a cercarci quello che è il fiore, la pianta, che avrà la proprietà di impedire al polline allucinogeno di farci cadere nella trappola della strega Baba Yaga. Quindi continuiamo a salire e ad avanzare. Oh, un'altra cosa che volevo dirvi, come vi ho detto pochi minuti fa, in realtà il DLC può essere giocato in qualsiasi momento uno voglia, anche appena trovata la ragazza, subito dopo aver completato la sequenza in cui scappiamo dal luogo di prigionia e Jacob ci aiuta, già da lì può essere ovviamente giocato, però ci mancheranno delle attrezzature per raccogliere alcuni oggetti secondari. Per carità, non è importantissimo. Infatti credo di averne già dimenticato uno e ce lo andiamo anche a prendere, eccolo qua. Vedete, senza Rampino in quel punto della storia sarebbe stato impossibile ottenere questo collezionabile. Ripeto, non è fondamentale, però ad averli tanto meglio, quindi si può fare anche a fine gioco, come vedete, forse anche meglio farli così. Ivan, credevo che sarebbe stato facile. La maggior parte di questi criminali grezzi e puzzolenti non si fa scrupoli con i prigionieri. Ho scelto Ivan perché credevo che si sarebbe piegato, ma non è così semplice, è una brava persona. Non vuole più stare qui, proprio come me. Certo, intanto però mangia bene e dorme in un letto caldo, ma devo riconoscere che ha un'etica che gli altri non hanno. Questo posto gli dà la nausea. Sa bene qual è la sua parte in tutto questo e odia ciò che fa. A volte crea piccoli intoppi, come per placare il senso di colpa, quando crede che nessuno lo stia guardando. Gli ho detto che non è abbastanza, gli ho fatto vedere cos'altro può fare. Siamo una bella squadra, insieme abbiamo programmato la fuga, ma è troppo tardi, sono incinta, è la fine. Quindi la ragazza, la donna, che credo si chiami Serafima, sa perfettamente che, avendo avuto appunto una storia d'amore con questo soldato ed essendo rimasta incinta da questo soldato, nonostante loro facciano una bella squadra nel creare fastidi poi a quello che è l'organizzazione del Gulag, non riusciranno comunque sia a scappare, a cavarsela. Comunque andranno le cose, più che creare piccoli disturbi non riusciranno mai a smantellare questa organizzazione. E dietro questa parete da distruggere con la freccia a corda troviamo un altro collezionabile che vi vado ancora a leggere. A pezzi. Non ho mai stretto mia figlia tra le braccia, me l'hanno portata via sul tavolo operatorio. Ho cercato di ribellarmi, ma sono in tanti e io sono debole. Poi mi hanno trascinata via dividendo i nostri tre cuori. Ovviamente madre, padre e figlia. Mi hanno portato in una valle nascosta dove ci sono delle rovine antiche. Mi dicono che se collaboro potrò rivedere la mia famiglia. Non mi fiderò mai di questi mostri, ma non ho un piano migliore. Ci sono degli strani fiori, l'esposizione al polline ha effetti strani sui miei carcerieri e per questo non andranno oltre il nostro piccolo avamposto. Mi hanno portato qui, nella speranza che la mia esperienza in campo botanico possa essere utile per trovare un antidoto. Alla fine lo Stato ha trovato il modo di usarmi. Annuisco e sorrido. E recito la parte, ma non mi distruggeranno di nuovo. Per mia figlia, per Ivan, io vivrò. Quindi la donna Serafima ormai ha dato alla luce sua figlia che gli è stata portata via subito dopo la nascita ed è stata poi mandata in questa valle per sfruttare le proprie doti di ricercatrice botanica, quindi colei che conosce quella che è la flora e la fauna dei luoghi. Sopra le rovine. Cosa vedi? Una distilleria improvvisata. C'è lo stesso odore per studiare appunto questi fiori e il suo polline. Ma certo, okay. Raffina il polline per usarlo come arma. Non c'entra niente la magia, Nadia. È solo una persona molto intelligente. Ma aspetta, se fosse una persona come noi, il polline non avrebbe effetto anche su di lei. Se ha un modo per contrastarlo, possiamo farlo anche noi.
Allora ragazzi, qui già si capiscono alcune dinamiche della storia, in più andiamo ad acquisire una meccanica molto importante che ci sarà sicuramente utilissima dopo, perché ricordo ancora una volta che i giochi ben fatti, solo quelli ben fatti, se vi propongono una meccanica da imparare in un momento tranquillo è perché poi la stessa meccanica ovvero utilizzata più avanti sempre in momenti tranquilli oppure in momenti più caotici. Quindi innanzitutto sblocchiamo la levetta lì per abbassare poi questo, diciamo, questa gabbietta con dei pesi dentro, con dei sassi. Utilizziamo la freccia a corda per legare alla bobina che gira. Mentre tutto si avvicina, attendiamo che sia il contraccolpo sopra la botola e poi tiriamo la leva. Quindi ci va sopra, tiriamo adesso la leva, esplode tutto e con la spinta rompe la porta ed andiamo avanti. Quindi avete visto come utilizzare la freccia a corda per far avvicinare tramite un meccanismo i pesi sospesi e poi far esplodere il tutto per scagliare l'oggetto contro una parete o contro quello che sia. Sono passate altro collezionabile. La formula. Sono passate settimane da quando quei bastardi mi hanno trascinata via dal gulag, strappandomi a Ivan e a mia figlia per portarmi in questa strana valle. Vogliono che trovi il modo di contrastare gli insoliti effetti del polline che è presente nell'aria. Credo di aver trovato la formula giusta. Primo ingrediente, un estratto ricavato dal baccello della pianta. Secondo ingrediente, il fegato di animali che si cibano dei fiori e ne hanno metabolizzato le tossine. Terzo ingrediente, un derivato della fenotiazina. L'ultimo ingrediente è un rischio. Ne tengono grosse quantità nel gulag, dove lo usano come insetticida. È possibile che agisca come un rudimentale antipsicotico, data la sua somiglianza chimica con altri composti che ho studiato, ma potrebbe anche essere velenoso. Proverò il miscuglio su me stessa, questa sera. Ho trovato qualcosa. Uno dei prigionieri ha scritto una formula che potrebbe contrastare gli effetti del polline. Deve essere di mio nonno. Ok, per preparare l'antidoto abbiamo bisogno di questi oggetti qui. Mio nonno, proprio come in una delle sue storie. Nadia. Abbi fede, Lara. Torna alla base sovietica dove si trova. Ti aiuterò a cercare quello che ti serve. Ok, ed aprendo quest'ultima porta, vedete come siamo tornati direttamente al falò dal quale abbiamo iniziato il DLC. E infatti anche il viaggio rapido in questo punto ci spiega come possiamo tornare indietro velocemente. Quindi, Valle Maledetta, base sovietica e viceversa. Prima di partire, ripeto ancora una cosa che faccio spesso nel commentary per chi magari non mi ha mai seguito nel canale e per la prima volta vedo un video perché è interessato al DLC di Baba Yaga. Per tutti i ragazzi nuovi che mi seguono, se mi sentite spesso ripetere sempre la stessa cosa, cioè accade un avvenimento, io lo spiego e poi lo riepilogo subito dopo, lo faccio di proposito per essere il più chiaro possibile e tentare proprio di saldare bene in mente quello che è il concetto da apprendere, per impararlo bene e poi saperlo fare più avanti senza difficoltà. Qui spendiamo punti a casaccio, tanto per il resto non c'è problema, ed utilizziamo appunto il viaggio rapido per tornare alla base sovietica. Guardate quanti concine belle, rosa ci sono da andarci a spulciare. Qui credo sia troppo in alto, per cui riprendiamo da qui. Accampamento cortile della fucina e poi torniamo sui nostri passi. Ok, Nadia, sono tornati. Benissimo, siamo tornati alla base sovietica. Bene, per prima cosa i pazzelli. I fiori crescono nelle grotte lì intorno. Non sono abbastanza da farti star male, forse puoi raccoglierli senza problemi. Il fegato è facile da trovare, i cervi si nutrono dei fiori, dovrei solo scovarne qualcuno. Per l'insetticida credo di sapere dove trovarlo. Il nonno mi ha insegnato a leggere il russo. Darò un'occhiata ai registri delle attrezzature per cercare di capire dove lo teneva. Ti avviso quando lo trovo. Va bene, nel frattempo inizio a raccogliere gli altri materiali. Bene, quindi per l'ingrediente chimico intanto si informa la ragazza Nadia. Noi intanto uccidiamo queste guardie che, essendo di inizio gioco, sono piuttosto facili da affrontare perché non hanno nessun tipo di protezione. E laggiù vedo un bel cervo che si è nascosto ormai fitto fitto e non ci arriviamo, si è incastrato in questa texture e non esce più fuori da qui. Pazienza. Allora, cominciamo a cercare magari i baccelli che sono forse un pelino più facili. Dice che ce n'è uno piuttosto vicino, anche se non l'ho visto. Cosa c'è qui? Là dietro? Ah, è qui davanti, ok. Freccia a corda, tiriamo e via. Vedete come alcune attrezzature sono fondamentali per lo svolgimento di questo contenuto aggiuntivo. Entriamo nella grotta.
e troviamo il baccello, che è questo qui. Ripuliamo la piantina, abbiamo preso solo i baccelli, quindi i fiori li abbiamo lasciati. Ce ne servono ancora 4. Nel frattempo, cassa sovietica. Componente per pistola pesante, ormai è un po' tardi, ma chi se ne frega. E qui ci sono altri baccelli. Quindi per ora 2 di 5. Potrebbe interessarti, ti metto in collegamento. La squadra Bravo è ancora dispersa. Non abbiamo più ricevuto comunicazioni dopo la richiesta di soccorso. Dobbiamo inviare una squadra di recupero. Completate il pattugliamento della base sovietica e cercate tracce della nativa. Deve essere collegata alla scomparsa della squadra Bravo e ci servono più informazioni prima di inviare altri soldati. Ricevuto. Riesci a nasconderti? Sono in uno di quei vecchi rifugi. Fuori ho preparato delle trappole. Nella peggiore delle ipotesi, sotto c'è una galleria che posso usare per scappare, ma devo ancora finire di leggere il documento. Lara, tutto questo perché è normale. Io non sono abituata a essere inseguita da persone che voglio uccidere. Non credo ci si possa abituare a queste cose. Cerca solo di fare attenzione. Non ho voluto interrompere ovviamente i dialoghi sovrapponendomi laddove non fosse necessario, per cui però nel mentre siamo stati molto fortunati perché abbiamo trovato due cervi, un maschio e una femmina, molto vicini tra di loro e con le frecce incendiarie, anche perché altrimenti durante la storia l'abbiamo usate molto poco. Ne ho approfittato sugli animali che magari ne sono anche più sensibili rispetto agli uomini e l'abbiamo eliminati entrambi. Quindi abbiamo ottenuto da ognuno di essi un fegato che avesse già metabolizzato la tossina, quindi fossero già abituati a questo tipo di alimento, quello che ci serviva. Uno da ognuno, due per uno, due, quindi abbiamo entrambi i fegati, tutto qui. Quindi continuiamo a prendere le ultime tre baccelli del fiore in questione che ci interessa. Non credo sia ottenibile anche dei cervi mezzi morti, o forse sì, quindi forse riescono anche a darcelo loro. Ovviamente ormai non ce lo danno più, però se volete tentate, se avete difficoltà con i cervi normali che girano qui in zona, provate anche a perquisire i cadaveri dei cervi di fronte alle tane dei lupi, magari anche loro vi danno quel tipo di fegato che ci serve. Quindi questa potrebbe essere un'alternativa, e per il resto continuiamo a cercare i baccelli normali. Ci ricreiamo altre frecce incendiarie e fin qui ci siamo. Ok, qui ci sono altri cadaveri, quindi magari se funziona la mia idea del fegato direttamente dai cadaveri l'avete già presi così. E ci prendiamo gli altri fiorellini, 3 di 5. Vediamo se all'interno della grotta se c'è altro ancora come fiori. Intanto prendiamo anche i funghetti. Sfida completata nell'oscurità, ma neanche me la ricordo questa sfida qui. Ci prendiamo qualche risorsa, perché era da un bel po' che non facevamo scorte e approvvigionamenti vari, che la storia ci ha tenuto belli incollati agli avvenimenti e all'andare avanti. Ci andiamo anche a ripreparare le frecce velenose, anche se non le utilizziamo in questo frangente. Oh, qui ci sono altri baccelli, 4 su 5. L'ultimo è laggiù. E ulteriormente altri cervi a terra. Ok, abbiamo preso i fegati e abbiamo preso i baccelli dentro le grotte. Dovrebbe essere questa. La tenevano nei piani inferiori della cucina per usarla contro le termiti nella stagione estiva. Nadia, sei sicura? Un antidoto da preparare. Sono sicura che è la sostanza presente nella ricetta della nonna. Che culo. Questo non vuol dire che sia sicura. Credo che presto lo scopriremo. Arrivo. Bene, dobbiamo ingurgitare un intruglio di fegato di cervo, baccelli, fiorellini allucinogeni vari e veleno per le termiti. Che bello. Credo che ci farà più male questo intruglio come antidoto che non l'intossicazione stessa. Ok, quindi torniamo proprio all'interno della fucina della base sovietica, laddove abbiamo già sviluppato alcuni eventi di storia, e ci andiamo a prendere l'ultimo ingrediente. Ok, quella baracca lì sopra. Quindi da qui
Sfruttiamo questa cassa con le piccole travi in bianco per salire sopra. E raggiungiamo l'interno di questo capannino che già avevamo un pochettino, ovviamente, esplorato durante la serie. Qui andiamo anche a distruggerci un manifesto in più, tanto perché ci va. Aspettiamo che lo sprite, che l'immaginina, la texture delle fiamme sparisca e andiamo a aprirci il baulino che prima era chiuso. Ci sono novità su quella pattuglia. Ho appena intercettato un'altra comunicazione. Si muovono. Dove sono adesso? Sono... Oh no. Vengono verso di te. Arrivano tutti insieme. Sono già qui veramente. Non è che arrivano verso di me. Già sono arrivati. Ok, due li abbiamo eliminati con molta semplicità con una freccia incendiaria, che qui ha ancora molto effetto sui nemici non corazzati. Un altro è là sotto, facciamo la stessa cosa, già per questo, e anche perché sta proprio la bomba, ci ha preso tipo quasi in pieno. La tiriamo qui bloccando che il nemico vada, bloccando lì la strada verso il capanno, e c'è ancora qualcuno, perché ovviamente se ci lanciano delle granate, qualcuno che rompe le scatole c'è. Io direi che di cattiveria ti ci vengo di fucile a pompa, a canne mozze e ti faccio volare via malamente. E infatti è volato via malamente. Pronta a scoprire se funziona. Diciamo che non sono proprio ansiosa di provarlo. Se funziona lo preparo anche per me e ti raggiungo nella valle. Ti avviso quando arrivo. Allora siamo tranquilli, se funziona se lo beva anche lei, via. Allora... Detto ciò, abbiamo recuperato anche dei proiettili un po' particolari che finora non abbiamo utilizzato, ovvero sono dei proiettili alternativi per la pistola. Vedete, con R2 sparo normale, con R1 invece sparo un altro tipo di proiettile a punta cava che fa un pochino più danno. Abbiamo solo 9, ma magari riusciremo anche a utilizzarli. Ricreiamo un pochino di frecce incendiarie. E con il viaggio rapido da questo falò torniamo nuovamente al falò dell'ingresso del DLC. Ci dice che è possibile potenziare alcune armi, ma al di là dell'arco non ci importa nulla. Vediamo un attimo. Cadenza di tiro, va bene, tanto non è fondamentale. E ce ne andiamo col viaggio rapido. Torno a ripetermi. Qui, alla Valle Maledetta, accampamento Valle Maledetta, scusate. Si va. Missione, un'autentica visione, cerca la strega nella Valle Maledetta. Quindi adesso che abbiamo l'antidoto possiamo riattraversare le zone contaminate del polline e magari non avere effetti negativi. Ci siamo anche bevuti l'intruglietto e torniamo nuovamente qui in mezzo al polline puzzolente. Funziona, Nadia. Tutto sembra... beh, normale non è la parola esatta, ma di sicuro è diverso dall'ultima volta. Bene. Ho preparato il mio antidoto e un'altra dose per il nonno. Se lo troviamo, sto arrivando da te. Ok, ricreiamo un po' di frecce normale e continuiamo ad avanzare. Vedete come qui c'erano dei teschi che ci osservavano e invece qui non c'è più niente adesso. Ci sono comunque ste robe bruttissime, ma almeno non ci guardano male. E qui siamo nella foresta nella quale seguivamo quella che era l'immagine del padre di Lara. Qui si può anche esplorare un pochettino alla ricerca magari di kit di sopravvivenza. Non può essere lo stesso posto. O di altre scorte. C'era qualcosa. Ho sentito vibrare. Ecco qua, kit di sopravvivenza per l'appunto. O magari dicevo collezionabili, cose aggiuntive. Oh, qui praticamente è l'uscita che abbiamo intrapreso dopo aver visto che il padre di Lara si sparava in testa. C'è anche un collezionabile. Forse sono ancora vivi. E ce lo andiamo a leggere. Ovviamente è un collezionabile della Trinità. Riconosciamo l'emblemino della radiolina e lo leggiamo. Gli occhi. Non va bene. Abbiamo perso il vecchio all'ingresso della valle. Abbiamo perso Fisher e Parker. Sono svaniti, così, senza lasciare tracce. Non posso fidarmi dei miei occhi. Vedo cose, cadaveri o peggio. Cose che camminano, cose grandi da nascondere le stelle. Non so più cosa è reale. Non sono nemmeno sicuro che la realtà esista. Sono gli occhi il problema? Gli occhi devono sparire. Le mie mani sono ferme ora. Billings sarà il primo. Fermo. Non ti muovere. Quindi sono arrivati a un tale punto di pazzia che si stanno cavando gli occhi l'un con l'altro. Ok, questi qua sono gli effetti più pesanti delle allucinazioni. Adesso... continuiamo ancora ad avanzare in questa fenditura e raggiungiamo l'area in cui vedevamo il casettone che camminava. Nadia, cosa sai di queste rovine?
Il nostro popolo evitava la valle anche prima che la strega si trasferisse qui. I fondatori stavano costruendo un santuario quando all'improvviso gli successe qualcosa. Nessuno di noi è stato lì per generazioni. Fai attenzione. Anche se le tue allucinazioni non erano reali, quel posto è comunque pericoloso. Benissimo, comunque pericoli ce ne sono sempre, anche se non siamo sotto allucinogeno. Ok, abbiamo recuperato anche quest'altro kit di sopravvivenza. E qui già vi mostro una cosa carina, perché anche in questa zona del DLC ci sono delle sfide da completare. Una di queste è appunto la seguente. Via. Sul nido del cuculo colpisci tutte le lanterne della strega. Quante sono in totale? Ah, una di 10, perfetto. Poi vedremo come e quando potremo portarla avanti. Questa era semplicemente la prima ed era comoda farla da qui anche per capire che sfida era e dove si trovava. Ok, qui raggiungiamo il fondo di questa, diciamo, rientranza e vediamo come i nemici che abbiamo ucciso prima non erano altri che semplici lupi. Tutto qui. Sono solo lupi. Maledizione. Quei mostri informi con la maschera addosso non erano altro che semplicissimi lupi. Ok, andiamo a ripulirci tutte le varie pelli. Vediamo come da qui possiamo abbattere questo steccato per liberarci il passaggio se volessimo tornare indietro direttamente da qui, nel qual caso ci fosse bisogno. C'è del petrolio per terra. Spiegate il fuoco magico. Perfetto, quindi il fuoco magico non è altro che petrolio, si aizza il fuoco e fa la fiamma colorata. Perfetto. Detto anche questo, qui abbiamo ripulito tutto quanto e facciamo la stessa identica cosa fatta pochi secondi fa da quest'altra parte per aprirci la strada e continuare ad avanzare, ad andare sempre più avanti. Quindi doppio salto, piccozza e si sale. Facciamo poi tutto con un altro doppio salto e un altro doppio salto ancora. Ora sono sulla prima rovina. Attiva la corderia. Era qualcosa di funzionale. Ci sono delle corde e degli ingranaggi di legno. I fondatori costruirono dei montacarichi nella valle per spostare le persone e le scorte tra le vette, ma ormai sono tutti crollati. Ecco cosa deve essere. Vedi se riesci a salire, sarò lì tra poco. Ora sono nel canyon, ti avviso quando arrivo. Benissimo. Bene ragazzi, direi che anche per la prima parte del DLC dedicato alla strega Baba Yaga è tutto. Io come sempre vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Alla seconda parte. Ciao!